Ragazzi, oggi è il giorno 28 ed è il compleanno della mia migliore amica. E io sono davvero pessima a organizzare le feste a sorpresa, ma oggi ho provato a organizzarle la festa migliore per lei al mondo. Visto che a lei piace tanto il true crime, oggi sarà una giornata molto molto incentrata. Allora, il piano è questo. Adesso io e i miei altri amici la porteremo per prima cosa a mangiare a pranzo. Gli obiettivi saranno: 1. Farle incontrare Lisa True Crime, perché è la sua youtuber preferita. 2. Andare al bowling. 3. Una cena dove ci sarà un omicidio. Quindi vediamo se riuscirò a fare tutto. Non mi resta che adesso andare. Ok, spegniamo tutto. E adesso andiamo a riprendere la festeggiata. Ed ecco la festeggiata! Tanti auguri a te! Grazie! E la torta a me! No, comunque tu non sai niente di quello che sta succedendo, no? Tutta la giornata l'ho organizzata io. Ti aspetti qualcosa? Allora, non lo so, secondo me c'entra qualcosa di Lisa True Crime, io non lo so però. Mi dispiace, no, non è quello. Okay. Però adesso andremo, io registrerò tutta la giornata e poi darei un voto al compleanno che ti ho organizzato. Ok. Andiamo. Allora Jenny, manca sempre poco, cioè meno, ok? Allora, qua stiamo nel frattempo mangiando, questo è il tuo pranzo di compleanno. Qua abbiamo il fotografo, che abbiamo pagato 150 euro per le foto. Ah, miseria. Ok, abbiamo Iro, ciao Iro. Io Angelo. Lui con la telecamera e Enzo la tisola. Lore, Delia, Sara che non si può vedere. Io ho preso il genese sai dai, serio. Non lo so, personaggi secondari comparsi nel video, tipo. Va bene. Ok, detto ciò, direi che... tutto che stai dondolando. Aiuto! Ma aspetti di farmi le foto! Ci siamo quasi, ci siamo quasi, guarda, c'è tutta questa gente. Sei pronta? Non si sa che cosa succederà, dai, dai, dai. L'accoglienza di Palermo è l'accoglienza di Palermo, si scherza. Grazie, grazie tantissimo. Vai Jenny, che è tutto, compleanno, ma scusa. Allora, il mio nome si scrive Xiao con la X, X-I-A-O. Che nome brutto che hai. Grazie. Grazie a te. Madonna, arrabbiatissima. Ma tu devi dire il tuo nome? Io dico sì, il mio nome, che okay. È la mia ragazza che ti segue tantissimo. Grazie. Allora, io mi chiamo Lorenzist e la mia ragazza si chiama Delia. Aspetta. Lo so, è complicato. Sono tutti i nomi da youtubers. Lorenz. Mi sento estremamente boomer. Allora, siamo post Lisa Tukai, com'è stato? Bello, bellissimo. Come prima sorpresa ce l'ho fatta? Sì. Ok, adesso siamo al bowling e dobbiamo scegliere i nomi. Gli altri non ci sono ancora, quindi sceglieremo dei nomi brutti per tutti. Ok. Va bene? Allora, io vediamo. Deve essere Topo qualcosa. Topo qualcosa, ottimo nome, complimenti. Ho dato un euro a tutti e ho detto, vediamo come giocano, ci provo io. Aspetta. Cosa prendo? Sara, consigliami. L'orso. Quello bianco. Ma è troppo incastrato, ho bisogno di qualcosa di più vicino. Vediamo. No, l'ho preso malissimo. Ah. Secondo me lo afferra, provo l'ultimo. Vai, no. Vado. Su. No, ce ne sono uno. Ah. Vai a giocare a questi giochi, vai. Concorrente numero... Vabbè. Ma che meme è questa donna? È un po' troppo sensibile questo volante, eh? Oh. Vogliamo fare quello dei pugni adesso, sei pronto? Lore, tu lo fai quello dei pugni? Vediamo chi è più forte fra me e te. Lei è più forte. Ah, ok. Fine. Fine. Ok, bravo. Allora il signor Xiao inizia per prima e decide di fare il calcio. Vai, aria. Certo, calciamo. Beh, attenzione, quasi il massimo. Il massimo è 3. Di collo. Di collo. Ma... seriamente paura. Lore. Oh. Attenzione. 7,50 te fatto. Ma... Roberto sull'aria. Un bel pugno. Dai, ro!
Allora, sei pronta a giocare? Sì, ma mica devi usare la mia testa però. Sì, ma siccome io mi devo spiegare contro di te, sì, la mia testa è buona. Contro di me? Certo. Mi distruggo. Va bene, ok. Però fai questa, va bene. Secondo tentativo. Zero, zero, zero. Ti odio, ti odio. Grande Lorenzo, anzi Enzo, solo Enzo. Vai Enzo. Uno, uno. Vai Jenny, tocca a te. Brava. Aspetta, aspetta, aspetta. Strike, bro. Brava. Brava. La situazione è che io sono terza. C'è poi primo. No. Devo riprendere. Ma perché? Perché? Ma che stai vedendo? Tiro come Jenny. La situazione è questa. La situazione è che sono ultima. Perché non so fare i punti, vediamo. Oh! Ah, sì! Oh! Finalmente! Decisa! No, vabbè, senti, mi va bene così. Allora, senti, sta andando meglio a te, ok? Però se no... Se non fai niente, se non fai niente. Vai. Ma quanto godo, ma quanto godo. Dai, ce la puoi fare. A prendere il buco vuoto, dai. Un altro. Bello, preciso. No, Enzo. No. Come ti senti? Che ce la farai? Che senso Jenny a 40 punti? Ragazzi, ma Jenny a 45 punti. Ah, niente. Vai, vai. Devi fare 40 punti come Jenny. Va bene. C'è una rivolta delle ragazze. Le ragazze si riprendono. Cioè non ci posso credere, Delia! Guarda! Guarda lì, sto stando sudando! Vai! No, no, guarda il mio strike lì, io sono buco! Bellissimo! Vai! No! Prendilo, prendilo! Fammi vedere un pinguino là, aspetta! No! Manca uno! Non la prenderò mai uno! Questa dedica ai tuoi iscritti, vai! No! Non la dedica! No, non ce la faccio, non mi voglio bene! Non l'hai dedicata! Non ce la faccio! La situazione è questa, se lui continua a sbagliare mi sa che vinco, anzi no, forse solo Lore potrebbe superarmi. Vai Xiao, perdi! Aspetta! 66, sei pari con Lore! Potrebbe battermi! Attenzione, ma forse sono seconda! 65! Però la sfida era fra me e te! Non è vero, ho vinto!
Raga, l'importante è aver vinto contro di lui. Tu, bravo? Bravo, però ti stavo superando. Parla per te. Comunque, io e te, la nostra sfida, hai perso. Topoz, che è lei, perché la chiamo Topo, ha distrutto 5 persone questa donna. Tanti auguri e sei pure la più forte. Guardalo, guarda, il perdente ha perso contro di me, Jenny, ha perso contro di me. Hai fatto uno strike. Eh sì. Diciamo alla tua ultima sorpresa, come ti fa sentire? Hai preso una villa. No, allora, ha detto l'ultima traversa a sinistra. Abbiamo, non lo so che cosa sta succedendo, abbiamo affittato una casa con la piscina, cosa è successo? No, tranquilla, tranquilla. Tranquilla. Allora, dove devo andare? L'ultima traversa a sinistra, ho detto. Raga, come vi sentite? Ho sonno. Ti dobbiamo uccidere adesso. Sonno. Siete pronti? Devo mettere il mio outfit da festa, scusa. Ma che, com'è il tuo outfit? Adesso fai vedere? Aiuto. Questo flash è fortissimo. Siete pronti? È fortissimo sto flash. Vai, vai. Io sono prontissimo. Aspetta, ci sono un attimino delle persone, perché ci sono delle persone prima di noi. Vieni, accomodiamoci. Questa va in frigo, immagino. Sì, sì, sì. Penso io. Va bene, grazie mille. Seguitemi. Scusate, ragazzi, vi aspetterò un poco. Stiamo per iniziare un incontro di vita o di morte. No. Una Rumble, una Royal Rumble. L'ultimo che esce da questa casa vince. Va bene, Rico. Prego, dopo la base. Vai, vai, già. Prego, grazie. Buonasera. In fondo alla stanza lì trovate il guardaroba per mettere i vostri cappotti e portate. È tutto indicato, ma vi accompagno per la prima volta. Sì, guarda roba. È una stanza. Posa le cose, vabbè. Ho paura. No. Piace. Chiamerò il video. C'era il compleanno di Jenny, ma ci furono altre persone. Ma tu hai sentito che ci sono altre persone al compleanno di Jenny? Come ti senti? Pingiata, è tutto ok, tranquillo. Pensa di essersi trattenute prima di noi, solo che sono ancora qua. Ragazzi, c'è il ticket, serve il ticket per il bagno. Ma ragazzi, Maxia, io ho pagato il conto di biglietti, stanno bevendo l'acqua. No, ma credo lo cambieranno, spero. Oh! È stato avvelenato. Bene, tra di noi si nasconde un assassino. La domanda è chi? Voi ragazzi vi ritrovate qui assieme a noi. E stasera ci aiuterete a scovare questo assassino. Qui in questa casa troviamo diversi personaggi. Io sono il colonnello Master e gestirò il lavoro da detective. Mister Brunette, avvelenato. Il professor Asul, intenditore d'arte ed insegnante di arte nell'Accademia delle Belle Arti. La signora Green, grandissima devota. La signorina Scarlett, diva del cinema. La signora Pico, grande filantropa. E infine la governante di casa Black, la signora White. Ebbene, stasera il dottor Black ci ha invitato tutti quanti. Ma nonostante ciò continua a non presentarsi. Voi dovrete scovare chi, fra di noi, vi sta commettendo. Parlate con i personaggi, chiamateli, loro verranno da voi, fate domande e comprendete chi sta dietro a questi assassini. Detto ciò, date pace al corpo del povero Mr. Brunette. Il dottor Black l'ha invitato qui stasera, tutti noi,
per un determinato motivo. Ancora non c'è chiaro, ma lo scopriremo presto. Allora, okay. Chi vuole cominciare a fare le domande? Tu sei la festeggiata, quindi inizia tu pure. In primis vi dico che potete giocare o in squadra o singoli. Allora, A squadre, facciamo a squadre. Ci dividiamo in 5 come prima. Sì, 5 e 5. Facciamo quelli del bullying o li scambiamo? Mischiamo un po'. Mischiamo. Ah, no, okay. Vai. Ci hai creduto comunque, io sono spaventata. È morto. Ha detto pronti? Questa è la mia squadra e questa è la loro squadra. Da chi iniziamo? Io dal divano. Dal divano. Da lui che è sospetto. Come si approccia? Scusa, sei sospetto. Aspetta, premo la E. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Allora, che rapporto... Quali sono le vostre domande? Beh, certo, il mio rapporto con il signor Black. Allora, noi siamo molto amici. Lui è un grande appassionato d'arte. Ok. Io sono un professore all'Università delle Belle Arti, come vi diceva il colonnello Mustard. E essendo proprio un appassionato, il signor Black mi chiedeva delle opere, no? Da imbandire tutta la casa. A lui piacevano molto. Certo, ma questi quadri erano difficili da trovare. Io ho solamente dato l'opportunità al signor Black di averli, anche io se consiglio di essere in molto teoria caldi. Non potevano essere venduti. Ad un assassino non direste mica che lo sospettavo. Giusto. E allora non lo farai mai. Giusto, non l'abbiamo appena detto. Potrebbe uccidere la vostra squadra. Okay. Ed è game over. Ok, no. Ma era una battuta. Attento. Sì, stavo era... scherzando. Dobbiamo avere dei sospetti. Io penso di avere i miei sospetti. L'autorità. Ho scelto la carta d'autorità. Mi preme dirvi che già dall'inizio serata ho chiamato la polizia. Nel frattempo vi consiglio di tenere gli occhi aperti. Qualcuno qui ha già commesso il secondo omicidio. Capito, Xiao? Signori. Trovate molto divertente, immagino. No, era... Le persone muoiono come mosche e voi ridete. Adesso è tutto chiaro. Sono stato uno shock, il professore aveva ragione. La polizia arriverà a momenti, dovrebbe già essere qui. Ma per sicurezza ho bisogno di trattenerla in fondo. La faccia la cosa è sua. Allora lei effettivamente ha scoperto tutto. Ma mia madre, secondo me, è un uomo d'onore. Ed è una persona molto saggia. E anche un uomo, in fondo. Lascerò dire. E allora? Siamo giunti alla fine di questa serata, signori. Tanto per la La squadra vincitrice, come già ovviamente saprete, è la squadra Jenny. Giudica il primo posto. No. Tanti auguri a te. Che ti pare il detective che spara? No! Ragazzi, abbiamo finito, hanno vinto loro. Però. Godo! È mai persa bullying! Stavo per dire, ho detto che non bullying e ne abbiamo qua. Lei com'è stato però? Molto bello. Molto bello. Io sono tutto rosso. All'inizio non ti nascondo che ho riso tipo più della mia vita in assoluto. Sì, ma poi siamo diventati tutti super competitivi. Fammi assaggiare questa cosa. Però comunque. Cosa hai fatto? Dai, l'aeroplanino. Dai, l'aeroplanino, mangia. Non mi piace. Allora, sono passati un po' di giorni da compleanno di Jenny, sono io distrutta. È stato super divertente, ma voglio sapere dai commenti un voto su questo compleanno. Sì, sono nel buio più totale, sempre per rimanere un po' nel mistero. Penso che ho reso molto contenta Jenny. Mi ha detto che è stato uno dei compleanni migliori. Ma voglio sapere il vostro parere e ditemi nei commenti quando fate il vostro compleanno. Io il 7 aprile. E ci vediamo a un prossimo vlog.